Allora, buonasera a tutte e a tutti. Da qualche anno a questa parte, come osservatorio, abbiamo deciso di occuparci di tutto ciò che viene definito il web nero. Perché questa scelta? Su sollecitazione di alcuni illustri pedagogisti di università italiane, pedagogisti di sinistra, antifascisti, eccetera, che hanno lanciato questo allarme. Attenzione perché la prima fonte di informazione per le giovani generazioni non è la carta stampata, non sono i telegiornali, non sono le riviste, non sono i periodici, sono le reti sociali, che chiamiamo volutamente reti sociali per non usare, insomma, anche il linguaggio ormai neutro, le chiamiamo reti sociali, non le chiamiamo social network. E addirittura un sociologo come Alessandro Dal Lago, che probabilmente conoscerete anche voi e avrete sentito nominare in un libro molto bello, Il populismo, il populismo digitale, l'estrema destra e la crisi, prefigura questa sorta di variazione di rapporti interpersonali. Dicendo all'uomo economico si sostituisce una versione più, come dire, involutiva e autoritaria di quello che è l'uomo digitale. Infatti fa una serie di esempi in cui si nota che a momenti come questi, ad esempio, in cui si discute, ci si confronta, eccetera, i momenti come questi vengono sempre meno e c'è sempre più, come dire, un rapporto tra le persone, i rapporti interpersonali si svolgono tramite le reti sociali. Magari noi no, perché non, insomma, non sono il nostro pane, le reti sociali, ma per la maggioranza degli italiani sì, perché il 73% degli italiani sono su una rete sociale. E con punte del 95% per gli under 30, e quindi è un livello incredibile, no? E cosa abbiamo trovato facendo questo lavoro di mettendoci lì e monitorando tutte le pagine? Abbiamo trovato una quantità infinita di pagine neofasciste e neonaziste che potremmo quantificare attorno alle 5.000, e però mole infinita di pagine xenofobe e razziste che non sono immediatamente riconducibili al fascismo classico e si possono quantificare più o meno ancora vicino alle 5.000, che sono pagine proprio di xenofobia pura. Queste pagine sono ferme? No, perché crescono in modo esponenziale di circa 50-60 al mese, quindi è tantissimo, è veramente un moloch incredibile. E ne fanno quindi delle reti sociali, di Facebook, di Instagram, eccetera, ne fanno un uso militante i fascisti, i razzisti. E quindi questa è una cosa che ci deve assolutamente, almeno dal mio punto di vista, far pensare e far sì di essere un po' meno schizzinosi per il lavoro importantissimo e, a mio modo di vedere, intelligente che stanno facendo di manipolazione delle coscienze giovanili tramite l'utilizzo di queste reti sociali. Durante la campagna elettorale abbiamo visto che alcuni di questi gruppi sono spariti, ma non era una cosa positiva perché non è che sparissero dall'online e non c'erano più perché hanno deciso che si era esaurito il loro momento, ma perché sono diventati gruppi segreti. Perché probabilmente durante la campagna elettorale erano più monitorati e quindi sono andati sotto, per cui non era più, se non eri membro, se non ti accettavano, non potevi più monitorare i loro ragionamenti, i loro discorsi. E quindi anche questo è un aspetto negativo perché probabilmente rappresenta anche un'evoluzione. Ci sarebbe tutta una parte da indagare, ma su questa parte ci sono davvero pochi dati perché ad esempio in Germania. Tramite il deep web, il dark web, eccetera, sono stati commissionati da parte di organizzazioni neonaziste omicidi, così secondo viene detto dalla polizia postale tedesca, che potevano essere effettuati ai danni di migranti alla cifra di circa 500 euro. L'unica discriminante che veniva posta era l'età della persona, che non doveva essere inferiore ai 16 anni, ma su questo sappiamo veramente poco, però mettiamola lì e sappiamo che c'è anche questo aspetto che è abbastanza inquietante. Abbiamo notato questa cosa, che l'attacco che
che viene portato dalle formazioni neofasciste e neonaziste alle giovani generazioni non è mai un attacco di tipo immediatamente politico, è sempre un attacco prepolitico, è la cosa che diceva un po' prima Saverio, cioè si entra in contatto con le giovani generazioni attraverso la musica, attraverso il fumetto, attraverso il linguaggio non verbale, attraverso lo sport, eccetera. Cosa danno queste organizzazioni monitorandole in modo molto costante, eccetera, alle giovani generazioni? Danno tanto, perché basta monitorare un po' alcune loro sedi per vedere che ai ragazzi offrono appunto questa vita di comunità di 24 ore su 24, che è per un ragazzo che si trova in un branco assolutamente accolto, difeso nel branco, difeso anche in tutte le cazzate che fa, e che però si fa tutto insieme, si studia insieme, si mangia insieme. Generalmente queste sedi che non hanno la caratteristica di una sede di partito, hanno la cucina, hanno i tavoloni, hanno la biblioteca, si fanno iniziative politiche, ma si gioca anche insieme, si gioca a carte insieme. Cosa si chiede a questi ragazzi a cui si offre questa sorta di seconda famiglia? Si chiede tantissimo, perché è il totale spegnimento di ogni senso critico, e questo è pericolosissimo per le giovani generazioni. Quando il 29 di aprile dell'anno scorso 1000 neofascisti vanno al campo 10 a Milano, non so se l'avete visto da qualche parte, alle tombe dei repubblichini, dei 1000 repubblichini squadristi, e lì sono sepolte anche le SS italiane, e sono in mille perché le tombe sono 921 e ce n'è, si vede dalle foto, perché non è che si sono nascosti, si sono fatti selfie in sfida alle istituzioni dicendo: adesso qua cosa ci fate adesso? Ci sono quindi 1000 saluti romani. Se voi vedete qual è, perché poi i responsabili delle associazioni erano principalmente le Altazioni, che è una realtà molto forte in Lombardia, che ha un po' la sua capitale politica a Monza, c'è cioè a Milano, eccetera, eccetera, ma adesso si sta espandendo perché ha un progetto che si chiama Federazione, con la maiuscola, che pare prenda piede anche a livello nazionale, sono già arrivati ad esempio fino a Catanzaro. E l'altra associazione che c'era lì era Casa Pan, no? E si mettono i selfie, la sfida delle istituzioni. Se voi guardate sotto, ci sono una marea di mi piace da parte di ragazzi che vanno dai 18 ai 35, ma la cosa che spaventa è che nessuno di questi ragazzi, come succede spesso a noi, in cui si discute, magari ci si accapiglia anche, uno dice sì, ma questa manifestazione potevamo farla con un'altra modalità, in un altro po', cioè non c'è nessuno a cui viene in mente di mettere in discussione la cosa sulla quantità enorme di mi piace. C'è solo a noi, Nobis, eccetera, no? Le solite, e quindi davvero uno spegnimento di ogni senso critico e un affidamento totale al ducetto di turno, no? Il web permette poi anche l'anonimato, e quindi le cose che fino a qualche anno fa erano indicibili, sembra un po' la propaganda che faceva Goebbels, no? Tutto ciò che era indicibile diventa che oggi si può dire, perché si trovano anche numerose pagine in cui si nega apertamente l'Olocausto, ma se tu hai un profilo che non corrisponde al tuo nome e cognome, probabilmente non avrà nessuna conseguenza dal punto di vista giuridico, dal punto di vista etico e morale non ce l'hai, perché se fai quella roba lì sei già passato oltre, ma non c'è nemmeno nessuna conseguenza, non è regolamentato, è un'enorme giungla che a quanto pare dà i suoi frutti, perché questa ondata di razzismo incredibile a cui tutti stiamo assistendo, poi si tramuta anche i voti in campagna elettorale. Ci siamo imbattuti in una marea veramente infinita di video. I video sono molto rudimentali, vengono fatti con dei telefonini da semplici fascisti, razzisti, eccetera, che si mettono lì, firmano un migrante che è seduto su una panchina,
E si sente la voce del commentatore del video, che sono sempre le solite cose, no? C'è sempre questa storia dei 35 euro, che insomma questi sono lì seduti, non fanno niente, ci rubano i soldi, prendono 35 euro, e se stanno telefonando, all'amico, al parente, ci avranno pure il diritto di parlare con qualcuno, sti ragazzi che sono lontani da casa. Ovviamente cosa stanno facendo? Stanno telefonando all'ISIS per portarci in casa il terrorismo, no? Perché altrimenti non sarebbe il ragionamento che fa lo xenofobo seriale, in cui ci imbattiamo, ma il ragionamento che dobbiamo fare è che non è una cosa marginale, è una cosa che riguarda milioni di italiani. Se quello che abbiamo detto, cioè che l'agguato avviene a livello prepolitico, siamo andati un po' a vedere, e avviene soprattutto attraverso la musica, siamo andati un po' a monitorare i loro concerti. Abbiamo tradotto i testi di alcune loro canzoni che di alcuni gruppi tedeschi, inglesi e svizzeri, che ad esempio si sono esibiti a Milano, ma non hanno potuto esibirsi in altre parti d'Europa, in altre città europee, perché erano stati arrestati per istigazione all'odio razziale e etnico religioso. A Milano hanno potuto esibirsi, e chi va a questi concerti non sono pochi ragazzi. Noi abbiamo fatto anche degli esposti, sono centinaia, 800 ragazzi, 1000 ragazzi. C'è stato un concerto enorme a Milano con quasi 2000 partecipanti. Si esibiscono anche band italiane, che avrete sentito anche voi. Ad esempio, noi, per farci del male proprio totalmente, siamo andati a prendere anche i testi, alcuni di questi gruppi, e i testi delle loro canzoni, e vi cito qualcosa per renderci conto di ciò che cantano, imparano e ripetono alcune di migliaia di ragazzini, no? Ad esempio, Gesta Bellica. Gesta Bellica si formano a Verona nell'ambiente del Veneto Fronteschinez. Il Veneto Fronteschinez, sapete benissimo cos'è. Sono quelli che poi vanno lo scorso anno a fare quella roba delirante a Como Senza Frontiere, e costringono i militanti che sono solidali con i migranti a Como a rimanere seduti, e gli leggono il loro comunicato farneticante e razzista. Tra di loro c'è Franco Miglioranzi, che ha fatto 3 mesi di carcere per aver picchiato un ragazzo e condannato per istigazione all'odio razziale. Questi hanno la fissa, ad esempio, di Erich Priebke. Erich Priebke è l'ufficiale tedesco che fece fucilare 335 italiani alle Fosse Ardeatine. Il testo è una roba di questo tipo: dice: un uomo solo contro il mondo e tutto il mondo contro di lui, fedele agli ideali che noi condividiamo. Lui non risponde alle vostre menzogne, lui non si piega e non lo farà mai. La fedeltà più forte del fuoco, e il fuoco brucia dentro di noi. E poi riparte una roba ossessiva che sembra una roba da stadio: onore al capitano, libertà per il capitano, eccetera, eccetera. Ci sono i Malnat, che è un gruppo vicino all'Eltazione, che canta questa canzone. La canzone si chiama Skin e dice: soldati di una guerra che feriti non farà. Giovani rasati, sguardi affilati, scolpiti nella fede senza pietà. Il mondo ci appartiene, noi non avremo pietà. Il giorno sta arrivando per noi della Croce Celtica. Skin, Milano a me skin. Io sono della Resistenza Bianca, prigionieri non farò. Con il braccio teso vi saluterò. E ci sono, ad esempio, i nativi, che questo è il testo che secondo me veramente andrebbe preso e incorniciato, perché i nativi sono un altro gruppo nato nell'ambito della Skinhouse milanese, vicino all'Eltazione, che si ispirano il nome deriva dai nativi, che la banda, che la gang, che è in Gang di New York, nel film di Scorsese, combatte contro gli immigrati. Il testo è questo qua: un'altra nave in arrivo per la fine della mia terra, sia guerra perché l'abbiamo nel sangue, sia guerra la mia razza non si estingue, sia guerra con i miei fratelli al fianco, sia guerra per il potere bianco, sia guerra al culto del diverso, sia guerra al mito del perverso, sia guerra all'Europa interrazziale, sia guerra al simbolo del male. Siamo la minoranza bianca, pochi ma guerriti, la minoranza bianca, eccetera, eccetera. Questi sono i testi delle canzoni che canta sti ragazzi. Ci sono poi i gruppi, sono tanti, perché ci sono Legittima Offesa. C'è il gruppo di Gianluca Iannone, Zero Alfa, che hanno fatto addirittura
la ballata dello stoccafisso, che sapete che Casa Pound ha la fissa dello stoccafisso, la sede di Cremona, quella da cui partì una spedizione punitiva nei confronti dei militanti del Tordone, si chiamava Stoccafisso, ma non perché loro sono goliardici o simpatici, perché ricordava più volte Severo in altre assemblee, quando nella pianura padana venne vietato l'uso dei manganelli, i fascisti picchiavano con gli stoccafissi, giusto? E quindi la ballata dello stoccafisso non era una cosa simpatica. Quindi, allora, i ragazzi si nutrono delle notizie che questi gli danno sul web e cantano queste canzoni, buona parte dei ragazzi. Abbiamo visto che la parodia che fa dell'Uebete Crozza non è proprio così, nel senso che l'Uebete non è quello che sta solamente dietro il computer, perché abbiamo monitorato 500 pagine, su 500 pagine abbiamo trovato che ci sono anche i fatti. Il 23% offre un calendario preciso dei propri eventi. Il 10,8 suggerisce altri gruppi similari, magari quelli di lealtazione suggeriscono i loro simili, no? E quindi con cui, come dire, diventare gruppi con cui diventare, gemellarsi e diventare più forti. Il 23,1 offre una campagna politica precisa e dettagliata con orari, posti, eccetera, delle loro iniziative. C'è un 4,7 che organizza azioni di protesta, ad esempio hackeraggio di siti antifascisti, tentativo di hackerare i siti dell'AMPI, tentativo di far chiudere noi, che è abbastanza costante, e il 38,6% vende pacottaglia neofascista, sono quelli che fanno gli affari, che vendono maglie del Duce, col Duce, felpe, celtiche, svastiche, eccetera, e pare che queste pagine vadano, cioè che ci siano molti italiani che sono molto affezionati alla pacottaglia fascista o nazista, perché quando tu richiedi una felpa col Duce, eccetera, sono quasi sempre sold out, e quindi gli affari probabilmente gli vanno molto bene.